Buonasera a tutti. Io sono qui perché, non per meriti particolari, perché lavoro in un giornale dove non sempre ci si occupa di questo tipo di materie, ma perché per un insieme di questioni e vicende particolari, casuali, ho avuto l'opportunità, la fortuna direi, di conoscere la vostra prima presidente e di coltivare con lei una relazione, che è una parola che so che vi piace molto, che è durata e sta durando da 19 anni, nutrita da un uso, direi per almeno 18 anni, del lei, che è uno dei modi migliori, credo, per entrare in rapporto con le persone, al di là delle modalità imperanti, della facile vicinanza, che poi non è magari vicinanza, e che si è nutrito poi di cose che andavano ben oltre il lavoro e che ha fatto scoprire che probabilmente, effettivamente, quella capacità di ascolto di cui tanto si parla quando si parla degli assistenti sociali aveva trovato una incarnazione evidente, diciamo. Una capacità di ascolto che ci porta a parlare di tante cose che sono diverse rispetto all'attualità. Poco fa si è parlato di saperi con riferimento appunto a uno dei temi che so essere quelli che vi appassionano nel senso che vi portano a discutere tanto, che è quello della formazione. E l'assonanza che mi veniva in mente era quello dell'avvicinare il concetto di sapere al concetto di sapienza, per la capacità che si dovrebbe avere in questo periodo di cogliere i segni che i tempi nuovi ci mandano. È forse esagerato, ogni tempo è un tempo nuovo, in realtà è un ripetersi di novità che si succedono, ma che in quanto novità hanno bisogno di essere riconosciute, di essere interpretate e di essere riportate per le finalità che si vogliono raccogliere. Voi, venendo qui questa mattina, mi sono riletto una delle tante pubblicazioni che abbiamo fatto in queste settimane, che è stata una ricerca, un'analisi sulla povertà nel mondo e in Italia. Stupefacente aspetto che il giornale più economico d'Italia si occupi anche di una ricerca sulla povertà, ma questo, come dire, fa parte anche delle nostre ricchezze, delle nostre capacità di vedere il mondo da tanti lati. Ciò che emergeva, che non ho bisogno di spiegarvi perché voi lo vivete nella vostra vita quotidiana, è che la povertà cresce, parliamo dell'Italia, e che anche per una malintesa forma di incultura politica cresce enormemente, lo possono credo testimoniare le vostre colleghe che vengono dal sud, il divario tra le due Italie, con il che probabilmente vengono anche richieste a una professione armamentari diversi a seconda dei problemi di cui ci si deve occupare. Il tutto in un momento in cui si parla tanto di crisi della rappresentanza. Oggi il Presidente della Repubblica è andato al Salone del Libro di Torino e ha inaugurato il Salone del Libro parlando della crisi dei corpi intermedi, tema non nuovo, utilizzando la dizione dell'individuo di fronte allo Stato o comunque alle entità molto più grandi di lui e citandolo come cittadino, utente, consumatore. Io immagino che la predilezione di tutti noi debba andare al cittadino. L'utente ancora, il consumatore rimanda tanto al cliente. E detto questo, però, ci rimanda comunque a una dimensione di pensiero in cui ci si trova a fare i conti con una valutazione sempre economicistica delle cose, no? Lo sappiamo bene. Che crea un sacco di problemi, perché alla fine, se il valore è il consumo, la capacità di spesa, ne derivano due conseguenze. Se io non ho la capacità di spesa, non sono primo. E poi qualunque cosa che incida sulla capacità di spesa, in qualche modo, può avere un'accezione negativa. Quindi un servizio sociale
è buono o cattivo? E da che cosa lo si valuta se è buono o cattivo? È buono quando fa risparmiare soldi oppure esiste un valore diverso? La risposta credo non sia univoca. Sul fatto che un servizio di welfare serva credo che nessuno abbia dubbio, altrimenti basterebbe, come dire, spedire per qualche tempo chi ha questo dubbio in un paese come il Brasile o l'Argentina, ma dalla parte di quelli che non hanno i soldi per pagarsi le prestazioni, e credo le persone tornerebbero convinte che il welfare ha una sua ragione d'essere. Certamente però voi che siete protagonisti avete anche delle grandi responsabilità su questo. Bisogna forse evitare di confondere il servizio con lo spreco, pur essendo in una dimensione che deve essere convinta che se la funzione dei servizi è quella di evitare i disagi, di evitare le sofferenze, questo può avere un valore in sé al di là del costo, perché chiaramente il costo va tenuto presente, ma non c'è un costo che misuri la quantità, che misuri il prezzo del dolore delle persone, no? Questo non credo sia possibile ritrovare. Ieri parlavamo con Paola perché gli ho telefonato a sera tarda per dirle che sarei venuto e lei mi ha detto allora non vieni, ma in realtà vieni. E ci venivano tante suggestioni che sicuramente quello che non andrebbe fatto è far diventare l'assistenza assistenzialismo, cioè qualificare l'assistenza come uscita dal disagio anche attraverso delle forme che siano lo scambio, perché lo scambio fa parte della nostra vita quotidiana, è quello che alimenta i nostri rapporti con il resto delle persone, si articola in varie modalità, ma pensiamo a che cos'è il lavoro per gli uomini, per le donne ovviamente anche. Il lavoro è la capacità di vivere in una realtà, di avere la fortuna di muoversi all'interno di una comunità dove c'è un punto, si lavora e si ottiene qualcosa in cambio di questo lavoro, ma c'è anche un ulteriore elemento che è quello di mettere in comune la propria vita quotidiana, che non è fatta ovviamente solo di lavoro, ma è fatta di tante altre cose, e di trovare la possibilità di esercitare anche in questo caso una relazione con le persone che ci circondano. Mi sono venute poi alcune suggestioni. Giustamente il collega che mi ha preceduto ha citato l'orizzonte come riferimento, e questa cosa mi è piaciuta molto perché nel momento in cui lui ne parlava stavo pensando a come siano differenti gli orizzonti delle persone, delle singole persone, come siano differenti gli orizzonti delle persone nelle varie fasi della propria vita. Noi tutti abbiamo fatto l'esperienza magari di fasi difficili in cui l'orizzonte, che prima era magari quello professionale del successo momentaneo, diventa quello dell'attraversare la strada, dell'andare a comprarsi il pane, del vedere qualcosa che si può fare e che prima si dava per acquisito, per scontato. Credo che il ruolo di una professione, a me la parola professione non mi piace molto, così come non mi piace la parola professionalità, che è in genere lo scudo dietro il quale si nasconde la voglia di non fare qualcosa. Detto questo, la vostra professione ha questa grande responsabilità, riconoscere, come dicevamo prima, l'abito su misura, le persone diverse, e dare la possibilità a ciascuno di avere un orizzonte che cambia magari nel tempo, come dicevo, ma che è un valore in sé, perché riconosce in ciascuno la persona, l'originalità, per la peculiarità, anche un valore economicistico questo, perché la persona recuperata è una persona che non è un costo, ovviamente, ma non è
una visione questa economica che deve essere naturalmente esclusiva, serve solo anche per convincere probabilmente tutti coloro che hanno una visione solo economica che in realtà il servizio ha un valore anche da quel punto di vista. Poi mi faceva piacere vedere tanti studenti, anche perché io faccio parte di una professione che di giovani leve ne ha tanto poche. E allora mi venivano in mente due cose, che mi veniva in mente una citazione di un libro che si chiama Guerra e Pace, che molti hanno letto e che se non avete letto dovete correre a leggere perché è abbastanza importante. All'inizio viene descritto un notabile, un vecchio signore, e viene descritto con queste parole: era un uomo d'altri tempi come ce ne sono in tutti i tempi, che è una definizione splendida perché ci lascia pensare che innanzitutto il testimone passa di generazione in generazione, che quella presunta vetustà prima o poi la vivremo tutti quanti e quindi va considerata nel suo giusto valore, no? E che la massima ambizione che possiamo avere, forse, è quella di diventare esattamente quello che era quel personaggio, un uomo d'altri tempi, come ce ne sono in tutti i tempi. L'altra considerazione, sempre per voi, che avete magari meno di 30 anni, conservate una cosa per sempre, perché poi le vicende della quotidianità portano a risvegliarlo poche volte. Conservate il piacere, la voglia, quando sarete anche magari a 50 anni, di sentirvi ardere il cuore nel petto ogni tanto. Adesso dovrebbe ardervi permanentemente, però imparate e conservate questa cosa. Grazie.